perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Insurgents Randomizer Nuzlocke. Ragazzi, innanzitutto mi dispiace per la mancanza di questa serie, ma purtroppo non sono riuscito a organizzarmi bene con il look e con i vari cazzi per quanto riguarda la scuola. Detto ciò, vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace per sostenere sempre questa serie. Proviamo a raggiungere i 150 like. Nello scorso episodio, ragazzi, ci è stato detto di andare fino al Monte Rose, e infatti quest'oggi è quello che andremo a fare. Monte Rose, che è in questa direzione. E ragazzi, mi raccomando, rispondete come al solito alla domanda del giorno, ma soprattutto passate dai social. Passate dai social perché è veramente importante per rimanere sempre aggiornati su magari video che non escono o robe del genere. Perché ovviamente io non posso fare video su YouTube nei quali dico che non carico. E quindi ragazzi, per sapere perché magari non esce una determinata serie o per varie vicissitudini, mi raccomando, seguite i social, che poi tra l'altro io lì rilascio contenuti esclusivi. Quindi insomma, se volete avere più roba, andate pure lì. Intanto ragazzi, avete visto che ho inserito nel team il buon Donphan e ragazzi anche il buon Birthday, ossia il nostro Chandelier. Sì, c'avevo la maledettissima pietra nera nello zaino. Sì, c'è un Tornadus maledetto. Io devo già impazzire dopo un minuto di video. Un minuto di video e io già sto impazzendo. Tra l'altro sono quasi le 8 di sera, non posso bestemmiare Shiva ragazzi, quindi devo mantenere, se non un tono di voce pacato, un tono di voce che almeno non sfondi le orecchie delle persone. Di conseguenza, Tornadus, devi morire e devi cercare di non farmi bestemmiare Satana. Comunque ho allenato anche i Pokémon a livello 72, nel caso non si fosse notato. Spero per voi che si fosse notato, altrimenti fate un esame di discalculia. Delibird, my Pokémon fu più mua, mua. Quanto sei bello raga, grazie per il tuo present, che non è, cioè che ormai non è più present, ma adesso è passato, perché passato insomma. Vabbè, proseguiamo. Tu perché ti sei girato? Checkpoint? Hai parlato di checkpoint? Io è un desiderio che ho sempre nei giochi Pokémon. Datemi un checkpoint bello questo Snivy. Ok, per ora, a parte Tornadus, non ho trovato niente di particolare. Ok, perfetto. Tra l'altro ragazzi, vi ringrazio tantissimo perché il canale sta andando veramente da Dio. Questa serie è un po' meno, però dettagli. No, dicevo, il canale sta andando veramente bene con i video riguardo a cosa pensano i Pokémon leggendari e robe del genere. Stiamo crescendo davvero tanto, quindi vi ringrazio moltissimo per il supporto. Sandslash, devi... Allora, Gesù è bello, Gesù è bello, Gesù è bello, non devi bestemmiarlo, ok. Le mosse dei miei Pokémon sono quelle che vedete. Non ve le sto a dire perché l'ultima volta che ho registrato questa serie veramente sarà stata una settimana fa, non ricordo più niente. Outrage, ti prego vai a casa. Ok, perfetto. Via, vale, ale, si può andare, però leviamo Drapion che altrimenti muoio. Facciamo esordire. Torna indietro. Facciamo esordire i nostri due nuovi membri. Quindi Merkel, che io ragazzi veramente soprannome peggiore, a parte Carla, penso di non averlo mai dato a un Pokémon. Kangaskhan, perfetto. No, non ti azzardare. Ok, perfetto, così va già meglio. Se ti faccio Earthquake, quanto ti faccio? A parte che, raga, Merkel c'ha una resistenza allucinante. Cioè, va detto. È confuso, continua a fare oltraggio. Ma io, raga, c'ho Earthquake, cioè, nel senso, c'è il terremoto, devo evacuare. Cheat, vediamo chi la coglie. Spettro. Se hai una forma delta potrei impazzire, raga. Ok, perfetto. Non so perché ero convinto che ci fosse una forma delta. Snatch che cazzo fa, non lo so. Ah, ma avete detto ragazzi che il rumore del super efficace che mi trollava è il rumore di palla ombra. Però perché? Cioè, perché mi devono confondere così? Tant'è che adesso si è sentito due volte il rumore del super efficace. Io mi chiedo, perché l'avete fatto? Oh, è questo il checkpoint? Che cazzo è? Ok, non so cosa mi significhi tutto ciò, io proseguo per la mia strada. Non so cosa significhi, io proseguo come se non ci fosse un futuro. Ok, perfetto, questa vecchietta... Yeah.
un cappero. Un cappero del naso. I have no words, come direbbero in Inghilterra. Non ho alcuna parola. Ah, sono tornato indietro. Geniale, cazzo, raga. Datemi un Nobel per l'orientamento, veramente, perché io sono una cosa a sé stante. Vigoroth, questa è la cattura del percorso, me ne sono accorto adesso. Come rovinare un momento epico di un video. Ok, Vigoroth, proviamo a prenderlo, raga. Non mi pare di aver trovato altri Pokémon qui in giro, vero? Bello Focus Punch su un tipo spettro, geniale, raga. Come ho fatto a non pensarci prima, veramente non ne ho idea. Allora, caro mio, io te lo ripeto, devo cercare di non bestemmiare. Stava per partire veramente l'invettiva contro il calendario, ve lo giuro. Oh, ho preso Vigoroth. Non so assolutamente come chiamarlo, è una scimmia. Wild Monkey Pokémon, Pokémon scimmia selvaggio. Ok, perfetto, lo chiamiamo, visto che è Wild, lo chiamiamo Oscar, come Oscar Wild. Vi direi lasciate dislike, però poi mi prendete alla le... Cazzo sta roba? Perché queste rocce sono sgretolate? Chi cazzo ci ha strusciato contro il culo? Fatemi... ma... non capisco. Ok ragazzi, sono al sud della città e, spoiler, non dovevo andare assolutamente da quella parte lì, bensì qui. Non avevo letto i dialoghi la volta scorsa e giustamente è colpa mia. Allora, non ho neanche curato i Pokémon perché sono un allenatore modello. Direi di entrare qua dentro e di giocarci subitissimo la nostra cattura. Tra l'altro che figata sta grotta qua con i coriandoli che sembra sia appena esplosa una pignata. Mi piacciono queste cose. Io non commento più, sinceramente. Non ho più bisogno di commentare. Non lo so. È rimasto all'aria un po' troppo tempo e si è beccato un po' di muschio. Va bene, a me va bene. Non so come chiamarlo. Anzi, no, so benissimo come chiamarlo. So benissimo come chiamarlo in onore di un meme che incorre tra me e la mia ragazza in questo momento. Possiamo chiamarlo Greenwood. Perfetto. Olè, cos'è? Piccola dedica. Ok, possiamo proseguire mettendo ovviamente il repellente, perché dopo aver trovato il Greenwood. Oh, I've been at the Greenwood, mother knock my bed soon, cause I'm weary with hunting and Fadewood lie. Avventuriero, ok, perfetto, dai, affrontami. Tra l'altro non so quanti minuti. Bellissima sta cosa qua con quelle cacchette in giro, mi piace tantissimo. Non so, stavo per strozzare con la mia saliva. Dicevo, non so fino a che minuto sono arrivato prima, quindi non ho un po' il tempo distorto, ecco, possiamo dirla così. Loudred, ok, perfetto. Birthday, mi raccomando, fai un bel... inferno, grazie. Inferno dovrebbe essere, raga, io pensavo fosse incendio, invece penso sia marchiatura. Solo che non sono sicuro. Non sono assolutamente sicuro. Lo scoprirò soltanto vivendo, probabilmente. Ok, buongiorno, lei con la colorazione in bianco e nero tipica, caratteristica di questa regione, insomma. Piccola ma caratteristica per l'appunto. Perché... allora... calma! Centaglia, calmatevi tutti quanti. Tu vai giù innanzitutto. No, no, non va bene, non va bene. Allora, sto rischiando di perdere troppi Pokémon. Quella caramella rara lì è in quella borsa lì, vi giuro, dall'inizio della serie probabilmente. Io non ho idea di quando l'abbia ottenuta. Adesso prendo il primo Pokémon che mi capita e gliela usiamo, perché non si può andare avanti così, signori. Non se puede. Weezing, cazzo si faccio. Ok, Lance mi sembra quello più adatto. Avrei potuto invece mandare Armin, ora che ci penso. Tra l'altro, raga, c'ho dei capelli improponibili oggi, lo so, però fatemi una ragione. Raga, la più bella battaglia del secolo. Critta! Oh, cazzo, ho flinciato. Sono stato interrotto di nuovo. Comunque, niente, questo tipo qua è arrivato a caso e ci sta parlando, insomma. Lui lavorava per un gruppo selettivo di allenatori che erano a guardia di un vecchio segreto. Vedete, non siamo gli unici... voi non siete gli unici che si oppongono ai culti. Quando...
quando si tratta di Pokémon leggendari, e specialmente quelli come Dialga, Palkia, tutto diventa molto meno, la realtà diventa molto meno concreta. Dialga è stato conosciuto nel passato per aver fatto casini con il tempo, per aver scombinato il tempo, causando eventi che non avrebbero dovuto accadere. Ma niente di ciò che facevano era accidentale, era casuale, insomma. Un Pokémon siede sopra tutti nella sala dell'origine. Arceus gathered some of the strongest trainers from all over the Heart. The Heart, non Heart, non è cuore. E anche da tempi antichi, insomma, Arceus ha impegnato molti allenatori nel passato e anche in questi momenti, insomma, da differenti epoche, insomma, per fare guardia alla sua più grande possedimento. Un cristallo con abbastanza energia per rifondare il mondo. Un cristallo come quello che all'augura, l'unico e solo, e ha un potere inimmaginabile. Abbiamo finto le nostre morti. Non potevamo fare guardia al cristallo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Ed essere ancora pubblici, insomma, si intende, ed essere ancora in pubblico. Eravamo qui per... noi avremmo dovuto farci guardia, insomma, mentre Arceus dormiva. Così che nessuna persona avrebbe potuto ottenere così tanto potere. Ho mentito. Ho finto di essere stato corrotto e ho perso. E ho abdicato il trono della regione di Aroma per unirmi a loro. Steven Stone faked some bizarre death with his Metagross seat. Ok, Steven Stone ha finto di morire in un qualche modo bizzarro con la sua Metagross seat. Il nostro capo ha semplicemente smesso di visitare il Monte Argento. Oddio, sembra Red questo, oddio, sto male. We gave up everything to guard this crystal. Abbiamo smesso di fare tutto per controllare il cristallo. Arceus ci ha dato questo compito. Chiaramente è un grande affare, in sostanza, e abbiamo fallito. Io, non è stata la colpa del primo augur, è stata colpa nostra. Lui era caritatevole e convincente. Il cristallo poteva essere utilizzato per il bene, diceva. I culti avrebbero dovuto andarsene. Era il meglio per la regione di Torren. Eravamo d'accordo, chi non lo sarebbe stato? Ma alla fine ha perso. E ora il cristallo si è diviso nelle mani degli umani. Ragazzini, ci sono forze, e una in particolare alla quale sto pensando, che potrebbero essere molto più dangerose, molto più pericolose, oddio cosa ho detto, più dei culti che potrebbero metterci le mani sopra. Voi due non siete stati scelti dai Pokémon leggendari. A parte per la creazione dei Pokémon, i leggendari di questo mondo sono stati fatti per servire Arceus. E la maggior parte rimangono leali a loro. I Pokémon fate in particolare sono i suoi messaggeri. Voi non siete stati coloro che sono stati scelti, se comprendete my drift, insomma, se non mi viene da, se capite quello che dico, if you know what I mean. Voi due state già affrontando i culti. Non chiedo nient'altro da voi. Voglio semplicemente che capiate l'importanza di quel cristallo. Deve ritornare in questa caverna. Noi siamo in grado di difenderlo. Jern ha una... come si dice in italiano? Ha un frammento. Così anche Reukra e il virus che ha creato. Battere i cultisti. In tutti i sensi, ma loro... But they can be defeated at any time. Loro possono essere sconfitti in qualsiasi momento. Se lei ottiene quei frammenti, la realtà che conosciamo potrebbe finire. Ho fatto delle digressioni. I didn't just call you down here for gloom and doom. Non vi ho chiamato qua sotto per mettervi tristezza, in sostanza. Nora era in errore. Mew non si è unita a voi. Mew non si è unito a voi per proteggervi. È sempre stato lontano. So you would go, in modo tale che voi sareste diventati forti nella sua assenza. Avete perso la vostra memoria, vi ricordate?
dovete risviluppare le vostre abilità di battaglia di nuovo da capo, insomma. Ma ora penso che vi siate, penso che siate stati messi abbastanza alla prova. C'è un visitatore, attraversate il lago per trovarlo. Mi sa che è Mew, raga. A me puzza di Mew. Secondo me è Mew. Oddio, cazzo è sta cosa? Un visitatore antico. Mi sa che è Mew, raga. Sì, ho sentito un Mew, mi sa. Sì, 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 è lui. È lui. Tra l'altro, raga, sto video sta venendo lunghissimo, ma non è colpa mia, purtroppo. Eccolo qua. Ma io ti dovrei catturare o mi entri in squadra così? Perché se ti devo catturare è finita. Penso che tu mi entri in squadra così. La cosa è negativa. Decisamente negativa. Ho dovuto ucciderlo. Sono sorpreso. Non hai permesso a Mew di unirti. Era un nosebus! Era un nosebus di merda! Ok, Pirato, sarebbe stato un prezioso alleato per la tua squadra. Ma non è vero, non mi serve Mew, non mi serve Mew. Ok, perfetto. Fidatevi delle persone, ma... come potete vedere non sono un membro di un culto. Sono spaventato tanto quanto voi. È il momento di andare. La vostra prossima fermata sarà alla palestra di Anfiorite. Ok, perfetto. Praticamente Nora alla fine gli ha chiesto: non è che tu sei uno dei culti? E lui giustamente gli fa: no, puttana, non sono uno dei culti. Ok, allora, ho appena visto un Mew ridursi ad uno stupido Probobas. Interessante, fatemi uscire da sta caverna per piacere. Non era esattamente quello che intendevo, ma apprezzo lo stesso. Niente ragazzi, allora io spero che questo video vi sia piaciuto. Ho dovuto fare un botto di tagli, mi dispiace, sarà venuto pure lunghissimo. Comunque nel prossimo episodio andremo ad affrontare la palestra. Io vi invito come al solito, se il video vi è piaciuto, e lo ridico di nuovo, a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, rispondete alla domanda del giorno e passate ai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. E premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.